cittadini acquesi, non solo coloro che fanno parte attiva dell'associazione, che mi dicono essere circa una sessantina, ma anche tutti i cittadini che hanno sensibilità nei confronti dell'ospedale di Acqui, e questa donazione ne è un esempio, perché è una donazione del valore di circa 7.000 euro che sono stati raccolti proprio con il contributo di tutti voi, ed è un gesto veramente notevole. E anche mi fa piacere che l'ospedale si chiami Monsignor Gagliano, perché comunque questo forse deve marcare tra noi medici una capacità di collaborare e non di essere gli uni contro gli altri, come spesso capita nei sistemi, cioè di avere proprio l'idea di fare una strategia e un fronte comune. Detto questo, vi ringrazio tantissimo di questa donazione. Dico io due cose sull'apparecchio a questo punto, che è un ecografo. Voi sapete che le ecografie, l'avrete fatte tutti fino a qualche anno fa, ormai si facevano con apparecchiature molto complesse, il paziente doveva andare nella stanza dove c'erano le ecografie, eccetera. È un ecografo palmare, questo vuol dire che è in grado di fare sia le ecografie ai vari organi del corpo, sia le ecocardiografie direttamente al letto del malato. È costoso, perché la tecnologia è costosa, è però un apparecchio che con la sua sonda, vedete, si può usare al letto del malato, adesso non posso farlo vedere, è poco più grosso di un cellulare e permette di completare in maniera abbastanza adeguata l'esame obiettivo, cioè la dottoressa potrebbe dire meglio di me che non so usarlo, ma comunque diventa uno strumento, perché sono vecchio, ormai non faccio più il tempo di imparare. Se uno pensa alla medicina di 100 anni fa, si faceva con le orecchie, poi si è fatta con l'endoscopio, e si è fatta con l'esame di laboratorio. L'ecografia al letto del malato diventa uno strumento che nei prossimi anni diventerà essenziale per fare la diagnosi e per avere una prima idea, indirizzare gli accertamenti successivi, capire se c'è del liquido nei polmoni, del liquido nella pancia e così via. Quindi è uno strumento sicuramente molto utile, che abbiamo già usato parecchio in questi 10-15 giorni, parecchie volte. Penso che lo useremo ancora di più, penso che lo faremo usare anche dalle altre parti dell'ospedale quando vi sarà necessario, in quello spirito che hanno detto, perché abbiamo detto prima, per cui non sto più a parlare tanto, perché poi Francesca sai, quando io comincio a parlare non mi fermo più. Vi ringrazio di averci fatto questo dono e di essere qui, ringrazio Monsignor Vescovo e Mario. Io oggi mi sento a nome di tutta l'associazione, e a nome di tutti coloro che hanno contribuito, di consegnare ufficialmente questa apparecchiatura, non con un augurio, con un auspicio, ma con un moto di, chiamiamola, fiducia, per non dire di sicurezza. Nel senso che sono convinto, sono sicuro che questa apparecchiatura, per come è nata, per come siamo riusciti, grazie al contributo di tutti, e come siamo riusciti con la cooperazione dell'ospedale, sono sicuro che questa apparecchiatura verrà ampiamente usata e con ciò, diciamo, darà, come dire, sollievo all'ammalato e valorizzerà sicuramente la struttura ospedaliera. Dal nostro punto di vista, questo per noi è, come dire, il miglior modo per continuare a onorare in concreto la memoria di Monsignore, che tanto noi abbiamo amato e che, vorrei dire, tantissimo lui ci ha amato. Con questo ho chiuso, vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza. Pur non avendo io conosciuto personalmente Monsignor Gagliano, che sono qui da poco, ma però ho potuto intuire proprio che tipo di figura è stata per la città, e quindi è molto bello che ci sia un'associazione che vuole ricordare questa figura, ma soprattutto che lo fa poi con questa concretezza, quindi andando proprio anche al cuore delle sue, di quelle che per Monsignor Gagliano sono state le vere preoccupazioni, quella di essere a servizio anche proprio in modo particolare della problematica degli ammalati. Lui è stato un po' anche il fondatore dell'Hoftal, delle Misericordie, della Croce Rossa, ma un po' di, diciamo, di tutte
le associazioni che in città si preoccupano delle persone malate, e quindi mi sembra che questa scelta sia stata molto opportuna, molto bella. Grazie molto.